il lifting del prodotto parte 1. Le cause dei sollevamenti. Le cause del sollevamento del prodotto possono essere molteplici. Vediamo nel dettaglio le varie tipologie di sollevamento. Il primo che possiamo notare sul mignolo è sul giro cuticolare. È evidente che qui il gel è stato portato via da una forza esterna, come ad esempio i denti. Il secondo sollevamento che notiamo sull'anulare è sul laterale dell'unghia. In questo caso, molto probabilmente, in fase di trattamento, il prodotto ha toccato la pelle che non è stata poi ripulita perfettamente. O ancora, probabilmente è stato utilizzato un prodotto troppo rigido che non ha accompagnato la flessibilità dell'unghia, flessibile e sottile in questo caso. Riusciamo a vedere il sollevamento dalla colorazione del gel, più chiara e biancastra. Qui invece abbiamo un sollevamento del prodotto dove l'unghia praticamente si è distaccata. Possiamo notare questo gradino che si è formato probabilmente in fase di applicazione del prodotto sulla formina inserita non perfettamente. Si è creato uno spazio vuoto tra il bordo libero e la nail form e questo ha impedito l'applicazione corretta ed uniforme del prodotto. Anche sull'indice possiamo vedere diversi sollevamenti laterali ed anche in questo caso le motivazioni potrebbero essere diverse. Ad esempio, l'incompatibilità chimica dei prodotti scelti con l'unghia naturale. Potrebbe trattarsi di un'unghia eccessivamente lipidica che è stata trattata con un gel che rilascia troppo strato di inibizione, come ad esempio il cover, oppure un'errata dry manicure dove non è stato eliminato perfettamente tutta la cuticola dell'unghia. Sul pollice abbiamo sempre un sollevamento laterale ed anche dal punto di vista estetico, come possiamo osservare, la struttura non segue l'asse centrale del dito, ha la tendenza verso il basso, non ha parallelismo e ha l'apex superiore cadente. Per concludere, i sollevamenti più frequenti li troveremo a causa di una scorretta preparazione della lamina ungueale e del giro cuticolare, della scelta scorretta del prodotto troppo rigido rispetto ad una lamina troppo flessibile, la forza esterna data dalla cliente che si porta via il gel con i denti. Per scoprire come trattare correttamente un sollevamento e come eliminarlo, continuate a seguirci nei prossimi video sul profilo IG Sabellesa Official.